Prego, Padre, in questa giornata ricaricaci, riempici di energia attraverso la tua parola che ci predicherà Orazio. Rigeneraci con il tuo Spirito Santo, ridacci forze in questo periodo così arido. Dacci la tua pace, la tua gioia e il tuo vigore e riempi i nostri cuori della tua presenza. Tutto questo, Padre, te lo chiedo nel nome di tuo Figlio Gesù, benedetto in eterno. Amen. Bravi, eccoci qua ancora una volta, un sabato. Voi sapete tutti come mi chiamo io? Come mi chiamo? Angela, mi chiamo Angela, io quasi qualcuno lo conosco, però voi siete tanti e via. Allora, stamattina volevo parlarvi di una cosa, volevo parlarvi dell'equilibrio. Sapete cos'è un equilibrio? E allora ho fatto questo, ho fatto che portare una graffetta. Questa graffetta la conoscete, no? A cosa serve? Serve per tenere i fogli fermi. Però mi serviva aperta e io ne ho già preparata una, così almeno non perdiamo tempo. Adesso vi faccio vedere, io cerco di metterla sul dito, che dite? Ci sta o non ci sta? Proviamo? Proviamo. Oh, non ci sta, aspetta, proviamo ancora. Vediamo, piano, dai, stacci. Non ci sta. Sapete perché non ci sta? Perché non ha un equilibrio. Allora, non avendo un equilibrio, cade, però aspettate. Ho provato una cosa e vediamo se riusciamo a fargli trovare un equilibrio. Ho preso una cintura. Ora infiliamo questa, la cintura, qui. Proviamo a vedere se c'è l'equilibrio ora. Proviamo. Avete visto? Con la cintura c'è l'equilibrio. Mettiamola anche più in punta. Cioè, se... Amore, aspetta. C'è sempre l'equilibrio, perché? Perché abbiamo bisogno di equilibrio. Adesso vi racconto una storiella, un cosino di bambini come voi. C'era un bimbo che si chiamava Victor. Sapete cosa faceva questo bimbo? Giocava sempre, era in giro di qua di là, al pallone, con gli amici, ai videogame, e correva, e faceva, non stava mai fermo, non faceva niente altro che giocare. La mamma gli ha detto, Victor, ma dai, Victor, dice, non devi stare sempre a giocare, aspetta qua, non devi stare sempre a giocare, devi anche fare qualcos'altro, puoi leggere un libro, devi fare i compiti, aiutare papà a togliere le foglie nel giardino, non stare sempre lì a giocare.
niente, lui ha continuato imperterrito. Invece c'era una bimba che si chiamava Sophie. Sapete che faceva lei? Tutto il contrario di Victor. Leggeva sempre, studiava sempre, era sempre con la testa sui libri, era sempre lì che leggeva le storielle, le cose, che studiava, che faceva. Una cosa impossibile, anche lì lei, e la mamma gli fa: ma no Sophie, mi vieni a aiutare che facciamo la pizza insieme? Mi vieni a dare una mano e tu mi butti via l'immondizia? Non c'era verso. Lei sempre a studiare, a studiare, a studiare. E allora, per voi, chi è che faceva giusto? Victor o Sophie? Nessuno dei due. Perché? Perché non avevano un equilibrio. Avete visto lì l'equilibrio? Ci vuole l'equilibrio. E perciò l'equilibrio c'è. Il momento per leggere, il momento per giocare, il momento per dare la mano alla mamma, al babbo, a tutti quanti, il momento per pregare soprattutto. Ci vuole un equilibrio, un equilibrio. E sapete chi è che ce l'ha insegnato l'equilibrio? Chi ce l'ha insegnato l'equilibrio? Chi ce l'ha insegnato? Chi era la persona che aveva un equilibrio stupendo? Perché neanche i grandi non ce l'hanno. Io ho parlato di bambini, ma neanche i grandi non hanno un equilibrio. Anche io prima di tutto non ho un equilibrio. Ma la persona che ci ha insegnato l'equilibrio è Cristo Gesù. Cosa faceva lui? Pregava, ma poi dopo agiva. C'era il tempo che pregava e c'era il tempo che faceva i miracoli, che stava insieme alla gente, che li salvava delle persone, salvava degli animali. Questo è l'equilibrio che noi dobbiamo avere. Dobbiamo imparare a avere un equilibrio come Gesù. D'accordo? E adesso cosa facciamo? L'equilibrio? Sapete qual è l'equilibrio ora? Andare a sedersi ed ascoltare cosa ci dicono. Perché adesso è il momento di ascoltare, ok? Grazie e ciao a tutti. Eccoci qua, questa mattina avremo, intanto aspetto che i bambini rientrino. Allora, questa mattina avremo un momento speciale, o perlomeno ci prenderemo un momento per la presentazione di una bellissima bimba, e quindi io inviterei la famiglia intera, Catherine, Aida, Filippo e Belkis, qui sul pulpito. Vi sistemo anche direttamente le sedie, così non vi lascio troppo tempo in piedi, perché prima di passare al momento, quello più importante, di una preghiera insieme, ecco, di benedizione per questa bambina, io vorrei condividere con voi e anche con la comunità, visto che abbiamo i tempi più rilassati d'estate, possiamo permetterci qualche parola in più, vorrei condividere con voi qualche suggestione sul tema della presentazione, finché Aida me lo permette. Quando si spazientisce voi bloccatemi immediatamente. No, non è vero, sarò brevissimo, spero. Allora, la prima cosa che volevo dirci e che volevo ricordare è che noi, è una cosa specifica della Chiesa Avventista, così anche ci fosse qualcuno in diretta che non ci conosce bene, si avvicina un pochettino a noi. Noi non abbiamo una visione sacramentale del rito della presentazione, il che, detto con parole più semplici, quello che per noi è importantissimo è che quando
presentiamo un bambino a Dio e alla comunità, non c'è nessun cambiamento di sostanza, non avviene una magia. Ecco, abbiamo questa visione antimagica. Non avviene nessuna magia né nel bambino, né nei genitori, né nella comunità, purtroppo, perché sarebbe bello se bastasse un rito, no? Se bastasse una preghiera a cambiare i cuori di tutti noi. Purtroppo non è quello che, non è la nostra visione, non è quello che crediamo. Quello che crediamo è che la presentazione sia un memoriale, un ricordo, un atto con cui noi desideriamo condividere con la comunità un impegno. È come dire: fin qui Dio ci ha accompagnato, da qui in avanti però, ora che c'è questa bambina, ora che facciamo questo passo comunitario, ora che esprimiamo di fronte a tutti la volontà di iniziare questa bambina, di avvicinare questa bambina, di far conoscere, di presentare Dio a questa bambina, ora che lo diciamo davanti a tutti, ci impegneremo quotidianamente nella nostra vita, fuori di qua, fuori dalla Chiesa. E anche la Chiesa oggi si impegna. Non basterà una preghiera a rendere i nostri cuori disponibili all'accoglienza. Ci vorrà molto di più. Ci vorranno atti concreti. Non quotidiani, noi ce la caviamo con qualcosina di meno. Ci basterà impegnarci ogni sabato, di sabato in sabato, no? Ad accogliere questa bambina, ad accogliere questa famiglia, farli sentire a casa loro. Questo significa presentare un bambino al Tempio. Significa decidere che da oggi ci impegniamo. E tra l'altro in questa chiesa stiamo presentando tanti bambini, e quindi quanto dobbiamo impegnarci per accogliere tutte queste nuove famiglie, tutte queste famiglie che crescono. E che bella notizia che è questa nostra volontà di... Tieni. È nella fase in cui butta gli oggetti per terra, anche mio figlio. È come quando una volta si diceva: questa cosa me la leggo al dito. E allora vorrei che questo giorno, oltre che nelle foto su Facebook, che saranno bellissime, prenderete un sacco di like perché siete tutti bellissimi, ma vorrei che questo giorno fosse per voi come una cosa che legate al dito, e anche per noi un memoriale di un impegno a tenere Dio dentro la vita della bimba, di Aida. C'è un versetto che io voglio dedicare, sto leggendo l'Esodo in questo periodo, ed è bellissimo perché nei capitoli 12, 13, 14 è il punto in cui Dio libera il popolo di Israele dall'Egitto. Ci sono state già tutte le piaghe, manca l'ultima, e succede una specie di miscuglione. Cioè, a un certo punto Dio dà al popolo di Israele le istruzioni dettagliatamente di quello che devono fare per essere liberati, l'ultima notte prima della liberazione. Dio gli dice come dovranno mangiare, come si dovranno vestire, ve lo ricordate, no? Poi racconterete anche voi alla bambina la storia. Dovranno essere pronti a mettersi in viaggio, dovranno fare tutta una serie di cose. Ed è bello perché allo stesso tempo Dio dice: quando sarete nella terra promessa, voi farete queste cose ancora, le farete, e saranno per voi la Pasqua. E poi continuamente torna una specie di frase che è un ritornello, e dice così: quando tuo figlio ti chiederà che significa questo, tu gli risponderai: è a causa di quanto ha fatto il Signore per me. Questo versetto che vi dedico: quando tuo figlio ti chiederà che significa ciò, tu gli risponderai: è a causa di quanto Dio ha fatto per me. Mi ricorda che le domande dei nostri figli nascono dal nostro comportamento, da quello che facciamo e da quello che diciamo. Mia figlia è un periodo che mi chiede continuamente perché. E dice continuamente perché, poi ci mette parole che sembrano a caso, perché il dottore, perché male, perché zanzara. Se ci penso bene, quel perché non sono parole a caso, sono quello che mia figlia sente in casa. Più avanti i suoi perché nasceranno dal mio stile di vita e anche quelli di Aida. In Esodo Dio mi assicura che i nostri figli ci chiederanno perché. Che significa questo? Che significa quello che fai? Che significa quello che sei? Che significa quello che dici?
E allora ecco, noi oggi preghiamo, preghiamo di essere all'altezza, non solo voi tre, tutti noi, preghiamo di essere all'altezza di questa domanda. Preghiamo di poter rispondere a questa domanda senza vergogna: perché fai quello che fai? Perché sei quello che sei? Qual è il fondamento del tuo comportamento? Cosa orienta le tue scelte? L'augurio che io vi faccio e che faccio a tutti noi è che anche noi possiamo rispondere ai nostri figli: quello che faccio, quello che sono, è a causa di quello che Dio ha fatto per me. Perché noi siamo questo, che i nostri figli possano vedere nel nostro modo di agire, nelle nostre vite, nel nostro modo di stare con gli altri, che noi siamo uomini liberati, liberati, non liberi, liberati, uomini che erano schiavi, uomini che sono scampati, che sono salvati, uomini che l'hanno sfangata perché Dio è intervenuto nella loro vita. E allora che i vostri figli possono incontrare non solo nelle vostre parole, ma nei vostri atti, nei nostri atti, e perché no, anche nella comunità che avete scelto, la liberazione di Dio, il Dio che vi ha liberati. Prima della sicurezza, prima di ogni altra cosa, se potranno incontrare Dio in tutto questo, in voi, nelle vostre azioni, gli avrete dato tutto quello che serve per vivere alla grande. Allora io vi invito ad alzarvi, mantengo la promessa con Aida, perché mia mamma diceva che quello che si dice a un bambino è promesso. Invito anche tutti voi ad alzarvi e facciamo una preghiera. Poi invito Lilli, che non vedo all'orizzonte, eccola, si sta avvicinando. Adesso prima raggiungi sul pulpito, facciamo una preghiera e poi passiamo a un momentino in cui facciamo un pensiero. Posso prenderla io? Filippo, mi tieni il microfono? Certo. Lo sto vicino. Sì. Grazie. Padre nostro, noi ti preghiamo per questa bambina, ti preghiamo per questa famiglia, ti preghiamo che la tua benedizione sia su tutti loro. Ti preghiamo, questa famiglia oggi vuole chiederti, ti chiede, esprime il desiderio di fronte alla comunità, di fronte a noi, esprime il desiderio di averti nella loro vita familiare, di avere la tua presenza in mezzo a loro, di avere te come collante, come rifugio, come salvezza. Ti preghiamo di guidare questa famiglia, i passi di questa bimba, ti chiediamo di guidare i passi della nostra chiesa, di renderci cuori aperti all'accoglienza e capaci di sostenere Aida e la sua famiglia dove ce lo chiederanno, dove lo vorranno. Per il resto sappiamo che tu sarai garante per loro, della loro vita, della loro salvezza. Tu ci hai liberati e ci liberi ancora. Noi siamo nelle tue mani. Benedici questa famiglia, benedici questa bimba. Tutto questo, Padre, te lo chiedo nel nome di tuo figlio, benedetto in eterno. Amen. Allora, grazie mille, bellissima. Allora, carissimi Filippo, Catherine e Belkis, noi viviamo, noi siamo felici di presentarvi ufficialmente come famiglia, oltre che Aida. Sedetevi pure, abbiamo un piccolo pensiero per voi. Avevo chiesto a tutta la classe Eccomi Gesù di venire qui davanti per accogliere anche i bambini, le mamme, i bambini. Allora, Aida Celeste, ti auguriamo il benvenuto nella classe Eccomi Gesù. Sì, lo so, lo so. Tu già stai venendo alla classe dell'Eccomi Gesù. Questo è il certificato di presentazione al Tempio che diamo al papà, così non si rovina. E poi per te c'è un regalino, c'è la scuola del sabato del bambino che studierai insieme ai tuoi genitori a casa e che ogni sabato devono venire insieme a te alle 9:30 nella classe dell'Eccomi Gesù. Già siete venuti, sapete con me. Noi vi facciamo tanti auguri. E questa benedizione che avete avuto nella vostra famiglia la potete far aumentare guidando i passi con l'educazione, con l'amore,
con la fede che seminerete nel cuore della bambina. Un fiore per la mamma e tanti auguri. Grazie. Adesso al suono del pianoforte ci alzeremo in piedi per cantare l'inno 171 sopra un monte lontano. Chi mi vuole seguire nella lettura, leggo in Marco capitolo 4 versetto 13. Marco
capitolo 4, versetto 13. Poi disse a loro: non capite questa parabola? Come comprenderete tutte le altre parabole? Buon sabato. È bello vedervi da qui, anche se per me è sempre un'emozione parlare da questa parte, perché è un privilegio oggi che ho l'opportunità di poter spezzare la parola insieme a voi. E prima dicevo dall'altra parte, quando ci siamo riuniti dall'altro lato, è anche un privilegio per me questa mattina essere accompagnato dal pastore. Ed è anche un privilegio essere accompagnato da mio figlio. Non è una cosa che capita tutti i giorni. Vi ringrazio in modo particolare la diaconia, ne approfitto perché curano anche i dettagli. Ho visto qui che c'è un bicchiere con l'acqua, io ne approfitto perché ho bisogno di lubrificare un po' la gola. Saluto anche non soltanto voi, ma anche gli ascoltatori che ci seguono tramite radio, che ci segue anche tramite internet. E il mio pensiero va sempre alle persone che per motivi di salute non possono venire qui a condividere insieme la parola, le benedizioni del sabato mattina. Questa mattina voglio condividere insieme a voi una parabola. Immaginate la seguente scena. Non so se mi sentite, io ogni tanto la voce sembra che va e viene. Comunque, immaginate la seguente scena. Gesù sale su di una barca per parlare alle persone che si erano radunate attorno a lui. Accanto, di fronte al lago dove Gesù stava parlando, si estendeva la pianura di Genesaret e più avanti si ergevano le colline. Nella pianura e sulle colline i contadini lavoravano la semina, svolgevano il lavoro di semina e spesso anche, e quindi della, la raccolta anche del grano. Alla visione di questa scena Gesù racconta la parabola del buon seminatore. Sapete, le persone andavano a Gesù per ricevere guarigione o per ascoltare i suoi insegnamenti. La preparazione del terreno e la semina avveniva in modo artigianale a quel tempo. Non abbiamo le stesse attrezzature che, non ci avevano le attrezzature che abbiamo noi al giorno d'oggi, attrezzature moderne. Quindi quando il seminatore svolgeva l'azione di semina, spesso poteva capitare che il seme, il chicco di grano, potesse cadere in terreni diversi da quello buono. Quindi il chicco poteva cadere sulla strada, poteva cadere anche su un terreno roccioso, poteva cadere anche su un terreno spinoso. Ma le attrezzature che abbiamo oggi noi moderne, con le attrezzature moderne questo difficilmente accade. Non perché la semina avviene in modo più preciso rispetto a come avviene manualmente, in modo artigianale. Quando Gesù finisce di raccontare questa parabola, i discepoli si avvicinano a Gesù e chiedono: qual è il significato di questa parabola? Da dove inizia Gesù a spiegare questa parabola? Questa è una delle poche parabole in cui Gesù la spiega nei dettagli. Da dove inizia? Io adesso vi invito ad aprire le vostre Bibbie. Questa mattina faremo uso della Sacra Scrittura, facciamo un po' di esercizio, perché probabilmente ultimamente si è perso questo esercizio. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 8, il versetto 11. Quindi Luca capitolo 8, versetto 11. Dice quanto segue: or questo è il significato della parabola, il seme è la parola di Dio.
Da dove inizia Gesù a spiegare la parabola? Inizia dal centro, dal nucleo, dal fulcro della parabola stessa. Come è stato letto in precedenza da Matteo, il testo che diceva: se non comprendete il significato di questa parabola, come potrete comprendere il significato delle altre parabole? Gesù qui sta dicendo, iniziando da qui, da queste poche parole, dice: se voi non comprendete che cos'è il seme, come potrete comprendere il significato del resto della parabola? Ecco perché questa mattina desidero soffermarmi un po' su queste poche parole. Il seme è la parola di Dio. Durante la meditazione e lo studio di questo breve sermone, ho fatto una piccola ricerca. Gesù spesso, noi sappiamo benissimo che Gesù ha citato un piccolo seme per spiegare il regno di Dio. Il granel di senape è uno dei più piccoli tra i semi. Però ho fatto una ricerca, ho detto: ma qual è invece il seme più grande esistente in natura? Ho scoperto una cosa che non conoscevo. Ho scoperto che il seme più grande esistente in natura è il cocco di mare. Questo viene chiamato anche il seme della palma Seychelles. È quasi in via di estinzione. Questo seme ha delle misure che sono straordinarie. Può raggiungere il peso di 22 kg ed ha un diametro di mezzo metro. Quindi io questa mattina non potevo portarvelo, perché altrimenti avrei sofferto tantissimo nel portarvelo e farvelo vedere. E questo seme, viste le dimensioni, voi pensate che sviluppi una pianta grande? Allora, questo seme sviluppa una pianta che non raggiunge più di 10 metri di altezza. Eppure, tra i semi piccoli, ce n'è un altro che ho scoperto. È quella che si trova all'interno della pigna della sequoia. Allora, questo seme è molto piccolo. Eppure, quando germoglia, sviluppa una pianta che raggiunge i 100 metri di altezza. Il tronco ha un diametro anche di 11 metri. Io non vedo ragazzi americani, però in America c'è un parco chiamato il Parco della Sequoia, dove ci sono tutte queste sequoie giganti, ed è molto affollato perché tanta gente va a vedere le cose straordinarie della natura. Ora, ogni seme ha una struttura che è uguale per tutti, e qui passiamo a scienze naturali. Non so, i ragazzi che da poco che stanno frequentando la scuola hanno studiato la struttura del seme. Da come è costituito il seme? Partendo dalla parte esterna verso il centro del seme. Io ho portato un seme qui, ce l'ho in tasca. Stamattina ho aperto un'albicocca, perché era l'unica frutta che mi sono trovato a casa. Non potevo portarvi il seme delle susine, perché altrimenti avrei fatto difficoltà a pulirlo. Ho preso il seme di un'albicocca. Allora, ora non credo che tutti riusciate a vedere un pochettino questo seme. È grande rispetto al chicco di grano, però chi si trova in fondo alla sala difficilmente riesce a vederlo per bene. Voi conoscete bene il seme di albicocca, ok? Questo seme da cosa è costituito? La parte esterna è costituita da un rivestimento che racchiude e protegge tutto ciò che vi è all'interno. Tecnicamente si chiama tegumento, in scienza viene chiamato tegumento. Ma andando verso l'interno, se io adesso questo seme, ora io gli ho messo un po' di scotch perché l'ho aperto, e altrimenti in tasca si sarebbe aperto e non avrei più trovato il seme. Allora, quanti di voi hanno aperto un seme di albicocca? Ma non solo di albicocca, anche di pesca, il nocciolo. Cosa c'è all'interno? Cosa troviamo all'interno? All'interno troviamo il cuore del seme. Questo qui viene chiamato embrione.
Praticamente che cos'è? Non è altro che un ammasso di cellule di forma allungata che possiamo raffigurarla come una pianta in miniatura, perché se noi la guardiamo attentamente, essa internamente ha una piccola radichetta, un piccolo busto, e se lo guardiamo al microscopio ci sono anche delle piccole foglioline. Questa è praticamente la mappa della pianta, il DNA della pianta qui dentro. Ora, quando Gesù disse il seme è la parola di Dio, cosa stava dicendo? Cioè Gesù stava affermando che nella parola di Dio vi è la vita, che nella parola di Dio vi è potenza. Anzi, stava dicendo ancora di più, che nella parola di Dio vi è la vita stessa di Dio. Anzi, che nella parola di Dio vi è il carattere stesso di Dio. Quindi quando noi riceviamo questo seme, riceviamo che cosa? Riceviamo la vita stessa e il carattere di Dio. Questa pianta, cosa succede quando si svilupperà, quando germoglierà questa pianta? Da esso verranno che cosa? Un carattere e una vita simili a che cosa? Alla vita di Cristo. Non so se sono stato chiaro. Avete compreso? Ok, allora posso andare avanti. Gesù stesso disse: le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Addirittura possiamo anche citare un testo che è stato già citato in diversi sermoni nell'ultimo periodo, è il testo di Giovanni a capitolo 1, è un testo molto conosciuto dove dice che nel principio era la parola e così via. Ma il versetto 4 dice: in lei era la vita e la vita è la luce degli uomini. Ora, questo testo è scritto al passato, ma noi lo possiamo anche dire al presente. La parola è in lei, è la vita, e la vita è la luce degli uomini. Ma possiamo dirlo anche al futuro. Perché? Perché la parola di Dio è eterna. Leggiamo insieme, vi invito ad aprire la vostra Bibbia, in 1 Pietro capitolo 1, versetto 23. Guardate che bellissime parole utilizza l'Apostolo Pietro. 1 Pietro capitolo 1 versetto 23. Ascoltate attentamente cosa dice: perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Cosa dici qui? Cosa sta affermando qui l'Apostolo Pietro? Come lo chiama questo seme? Incorruttibile. Cosa significa la parola incorruttibile? Io sono andato a cercarlo sul dizionario. Guardate che cosa dice la parola incorruttibile. Dice che è esente da alterazioni nell'ambito della propria naturale consistenza, oppure che per natura non è soggetto a deterioramento. Quindi l'Apostolo Pietro sta dicendo che questo seme nell'arco del tempo mantiene la sua natura originale, non cambia, non si deteriora. C'è la versione della Bibbia della Riforma, che se voi, non so chi ce l'ha qui adesso presente, ma se voi andate a cercare il testo di 1 Pietro 1,23, dice che siete stati rigenerati da seme che non marcisce. Questa è bellissima, questa frase, è una traduzione bellissima. Ora, se noi continuiamo a leggere sempre in 1 Pietro, anche il capitolo 1, versetto 24, guardate come continua con il ragionamento l'Apostolo Pietro. Dice così: infatti ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. Carissimi fratelli, carissime sorelle, noi siamo degli uomini instabili. Le nostre parole sono instabili. Io posso fare un ragionamento oggi, ma domani posso fare un ragionamento diverso da quello che ho fatto oggi.
mi posso contraddire, posso dire una frase oggi e domani ne dico un'altra che cambia il significato. Quindi le nostre parole sono instabili. Ma cosa dice la parola di Dio? Leggiamo insieme quest'altro testo che è bellissimo. Salmo capitolo 119, versetto 89. Salmo 119, 89. Solo per un breve periodo di tempo, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Cosa dice la vostra versione? Forse ho sbagliato a leggere. Per sempre. Qui dice, per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Cosa stiamo cercando di affermare? Che la parola di Dio si mantiene stabile in modo eterno. Gesù stesso disse, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. La vitalità di questo seme, carissimi fratelli e carissime sorelle, si mantiene sempre costante nell'arco del tempo. Ora, in natura ci sono dei semi che mantengono la loro vitalità per migliaia di anni, addirittura ne sono stati trovati alcuni né in Canada né in ghiacciai. Ma ci sono altri tipi di seme che, se non hanno le condizioni ottimali per poter germogliare, col passare del tempo vanno sempre più a diminuire la propria vitalità, addirittura a spegnersi, a morire. Questo non avviene nella parola di Dio. Non è il tipo di seme di cui noi stiamo parlando, di cui Gesù sta parlando. Guardate che sono, ascoltate che sono belle queste parole della sorella White. Dice così a riguardo. La sorella White lo chiama il buon seme. Dice così, il buon seme potrà per un certo tempo rimanere inerte in un cuore freddo, egoista e mondano, senza il minimo segno di volontà di mettere radici. Sarà solo in seguito, quando le condizioni ambientali lo permetteranno, quando lo Spirito Santo soffierà sulle corde dell'anima, che il seme, fino ad allora nascosto, germoglierà. Ed è quello che è avvenuto nella mia vita. Io ringrazio i miei genitori perché hanno seminato questo seme dentro di me. Ma questo seme è rimasto nascosto nel mio cuore, non ci aveva minimamente voglia di mettere radici, ma soltanto quando lo Spirito Santo ha soffiato nelle corde della mia anima, si sono create le condizioni ambientali affinché quella pianta cominciasse a mettere radici e a germogliare. E ho visto dentro di me, carissimi fratelli e sorelle, la potenza di questo germoglio. Non so se voi, quante volte a voi è capitato vedere delle piantine che fuoriescono dall'asfalto. Quella è la potenza del germoglio, la forza di sollevare un peso che sta sopra. Vi invito a prendere insieme a voi un altro testo, e questo è anche un altro testo bellissimo dell'Apostolo Paolo, Ebrei capitolo 4 versetto 12. Ebrei 4, 12. Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Cosa dice qui l'Apostolo Paolo, oltre a quello che dice Pietro? Che la spada com'è, cioè che la parola di Dio la definisce come una spada a doppio taglio, affilata. Dice addirittura, continuando nel discorso, che questa parola di Dio divide l'anima dallo spirito, divide le giunture delle ossa. Dice che giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Quando la parola di Dio penetra, raggiunge queste profondità all'interno del nostro cuore, sapete cosa succede? Rigenera, come dice Pietro in precedenza. Rigenera. Purifica, avviene in me o in noi una trasformazione.
Lo stesso apostolo Paolo in Efesini 6 inserisce nell'armatura del cristiano che cosa? La spada. Come la chiama l'apostolo Paolo? La chiama la spada? Come la chiama? La spada dello spirito, che è che cosa? La parola di Dio. Ora, quando Gesù parlava ai sacerdoti, ai maestri, ai farisei, loro non lo ascoltavano, non lo ascoltavano. Si definivano figli di Abramo, eppure non ascoltavano le parole dette da Gesù. Tant'è vero che Gesù fu costretto a dire le seguenti parole. Questo lo potete vedere voi poi in una seconda parte, a casa. In Giovanni 8,37 dice così Gesù: «So che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi». Cioè, la parola di Dio non riusciva a penetrare nei cuori di quelle persone. Carissimi fratelli e sorelle, la parola di Dio in questo momento sta penetrando nei vostri cuori o no? Cosa sentite voi nel vostro cuore? Sentite vibrare il vostro cuore quando ascoltate la parola di Dio? Ieri sera io parlavo con una sorella e quando si citavano dei testi biblici ci si commuoveva entrambi. Perché? Perché la parola di Dio commuove, cioè la parola di Dio la senti che penetra nelle profondità del cuore. Un altro testo bellissimo, e questo molto conosciuto, Salmo 119, versetto 105. Salmo 119, 105. Ora io ho fatto dei segni nella Bibbia per fare prima, perché altrimenti non sarebbe bastato il tempo per poterli cercare dal vivo. Salmo 119, 105. Questo è un testo che conosciamo a memoria. La tua parola è una lampada al mio piede. Ora, non abbiamo le stesse lampade che vengono citate qui nella Sacra Scrittura. Noi stiamo parlando, qui non ci sono le lampade d'olio. A casa io non ho una lampada d'olio, non so quanti di voi hanno una lampada d'olio. Però possiamo trasformare questo testo con qualcosa di più moderno. A casa sicuramente, io credo che ognuno di noi a casa ha una torcia. Ce l'avete voi a casa una torcia? Io mi sono portato dietro una torcia, la prima che ho trovato stamattina, che è questa di qui, è piccolina questa torcia. Però, se io questa torcia la tengo sempre dentro un cassetto, la lascio sempre appoggiata sopra un mobile, o questa torcia io me la porto dietro, ma la tengo sempre così, a cosa mi serve? Qual è la funzione? Diventa per me un peso, perché se non la uso, la tengo sempre in tasca, è un peso. Ma se invece io questa torcia, questa qui, la accendo, questa fa luce. E adesso voi vedete soltanto una piccola luce da lì. Ma se io questa luce la porto dove ci sono le tenebre, guardate che fa tanta luce, eh? Ora, chiedete alla prima diaconessa Liliana oppure a Rosaria quante lampade o quante torce sono rimaste abbandonate sulle panche. Io sto parlando di questa lampada, sto parlando di questa. Alcune hanno il nome, altre sono anonime, però quasi nessuno, raramente qualcuno torna indietro per riprenderla. Infatti avevamo con Liviana l'altro giorno, tempo fa, dicevamo: guarda che c'è una scatola di Bibbie abbandonate. E invece chiedete sempre alla prima diaconessa quanti iPad, quanti smartphone sono rimasti abbandonati sulle panche. Se dovesse capitare, siate sicuri che quello torna indietro a riprenderla. Cosa sta succedendo? Come mai? Cosa succede? Cosa significa che questa parola, questa qui, non ha più la stessa, non fa più luce come prima? Si è scaricata la batteria? Cosa significa? Forse non diamo più importanza alla parola di Dio? Eppure Gesù disse: non si accende una lampada per mettere sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Non so se questa prima parte del sermone avete compreso
cosa significa il seme è la parola di Dio. La seconda parte del sermone, e dopo mi avvio alla conclusione, so che quando dico la parola magica conclusione, se qualcuno si è un po' assopito si sveglia subito. Accadeva a me in passato, quindi ve lo garantisco. La seconda parte del sermone l'ho intitolata Dire e fare. E vi racconto una breve esperienza vissuta da, quando ero ragazzino. Allora, io sono il maggiorenne tra i figli. Mia madre spesso mi chiedeva di svolgere delle semplici commissioni. Mi diceva, guarda, è terminato il pane oppure è finito il latte, potresti andare a comprarle? Sapete qual era la mia risposta? Subito, cosa rispondevo? Io rispondevo, uffa mamma, io non ne ho voglia adesso di andare. Non ho voglia di andare adesso. Sapete cosa succedeva? Dopo 10 minuti tornavo da mia mamma e dicevo, quanto ne devo comprare? Questa breve esperienza mi porta a condividere insieme a voi una parabola che raramente io la sento nei sermoni o nelle meditazioni, eppure è ricca di significato. Ed è per questo che io invito adesso Matteo a leggere il testo, Matteo capitolo 21, i versetti che vanno dal 28 a 30, sono pochi testi, pochi versetti. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si avvicinò al primo e gli disse, figliuolo, va allora, va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose, vado signore, ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose, non ne ho voglia, ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero, l'ultimo. E Gesù allora, io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio. Ok, grazie Matteo, sei andato oltre perché avevo detto fino al 30. Gesù racconta questa parabola in che circostanza? Allora, Gesù la racconta nell'ultimo periodo in cui si reca a Gerusalemme prima della sua morte e la racconta subito dopo aver schiacciato i mercanti dal Tempio. Vi ricordate questo episodio? Gesù in quella circostanza aveva parlato con forza ai cuori delle persone. Eppure i capi sacerdoti e i maestri chiedevano a Gesù, ma con quale autorità tu fai queste cose? Non solo chiedevano questo, ma chiedevano ancora segni. Ma Gesù stesso, tutti i miracoli che avevano compiuto erano già dei segni. Solo che a quel tempo i capi sacerdoti era soltanto una scusa per trovare un'accusa nei confronti di Gesù e poi arrestarlo e metterlo a morte. Gesù nel Sermone sul Monte ha citato un testo che ha citato sabato scorso Saverio, che ha ampiamente... su cui ampiamente meditato, che io non voglio meditare oggi, si trova in Matteo 7 capitolo 21, dice, non chi mi chiama Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. C'è anche un altro testo in Luca capitolo 6 dove Gesù dice, voi mi chiamate Signore, Signore, ma non fate quello che io vi dico. Ora, questa è la vera prova d'esame, e questa è la vera prova d'esame. Le parole non hanno valore se non sono accompagnate dai fatti. Gesù non è che tiene un registro in cielo, oppure non è che tiene la conta di quante belle parole io dico più del mio fratello o della mia sorella. Gesù mi chiede, ma cosa fai tu di straordinario? Così come diceva ai farisei, diceva, se voi salutate soltanto i fratelli, che state facendo di straordinario? I farisei rappresentavano il primo figlio, perché il padre aveva chiesto a entrambi i figli di andare a lavorare nella vigna, ma il primo che cosa risponde? Sì, vado, ma poi non vi andò. Quindi, perché? Perché i farisei, la loro vita religiosa era diventata una finzione. Ora, Gesù era venuto qui per fare il seminatore. Gesù è venuto qui a seminare i semi della verità. Gesù fu costretto a dire anche ai farisei, questo popolo mi onora con le labbra, ma il mio cuore è lontano da me.
Io faccio una domanda a me stesso, perché questa meditazione per prima è rivolta a me stesso. Orazio, ma tu onori, adori Gesù solo con le labbra? E il tuo cuore dov'è? Quanto sarebbe diverso il mondo se io, in prima persona, potessi adorare con le labbra, ma anche con il cuore? Sapete quanto sarebbe diverso il mondo occidentale, che si definisce cristiano, se mettesse in pratica queste parole? Non ci sarebbero più, sarebbe un mini paradiso. Ora, andando avanti e avviandomi verso la conclusione, voi conoscete che cosa significa OGM? Organismi geneticamente modificati, ok? Dagli anni 70 in poi, la tecnica di ingegneria genetica è stata applicata in agricoltura. Quando noi andiamo al supermercato, cosa compriamo? Cerchiamo sempre quell'alimento dove c'è scritto no OGM, o quell'alimento dove c'è scritto bio, ok? In che cosa consiste la tecnica di ingegneria genetica? Consiste nel modificare, lavorare all'interno dell'embrione del seme, nella struttura del DNA del seme, nel modificare una parte di quella struttura. Per che cosa? Per raggiungere uno scopo che si prefigge l'uomo. Ora, diciamo che l'80% dei semi che vengono venduti, che sono venduti in commercio, sono OGM, semi di mais, soia, cotone, di grano stesso. Eppure, che effetti produce l'OGM nel tempo? Che effetti produce sulla salute, sulla mia salute e anche nell'ambiente? Quante persone sono i casi di intolleranze alimentari? Quanto si sono moltiplicate negli ultimi anni? Quanta gente ormai è intollerante al glutine? O quanta gente è diventata allergica? Il primo essere vivente che ha utilizzato questa tecnica di ingegneria genetica è stato Satana in cielo. Sapete cosa ha fatto? Lui ha preso il seme originale della parola e ha lavorato all'interno per togliere soltanto una parte di quella struttura del DNA. Quindi che cosa ha fatto? Ha sparso un seme della menzogna, il seme del malcontento, il seme del dubbio. E poi cosa ha fatto col passare del tempo? Man mano che, quando i nostri progenitori hanno, lui ha ottenuto la fiducia dei nostri progenitori, cosa ha fatto col passare del tempo? Non ha fatto altro che insegnare all'uomo tecniche sempre più sofisticate di ingegneria genetica. Basti pensare, con il passare dei millenni, che cosa è accaduta alla legge di Dio, ai 10 comandamenti, che cosa è successo? Sono state inserite il gene di un batterio, di qualche altra parte, che è inserita nella struttura di questo DNA. Una parte di questa struttura è stata tolta, un'altra è stata sdoppiata. Quanta gente ormai è diventata intollerante? Se voi parlate alle persone, cominciate a parlare della parola di Dio, quanta gente è intollerante ormai alla parola di Dio? Oggi non ho visto il fratello Angelo Battista, ma lui dedica tutta la sua vita a seminare. Ma quanta gente si rifiuta? Quanta gente non ne vuole sentir parlare? Ora, Gesù era venuto, come ho detto in precedenza, a seminare i semi della verità. Era venuto a portare che cosa? Un seme originale, non OGM. È un seme che non produce intolleranze alimentari. È un seme che cosa fa? Produce e porta che cosa? La salvezza eterna. Dipende da noi, carissimi fratelli e sorelle, dipende da noi lasciarci illuminare e bagnare dalla potenza di questo seme, dalla parola di Dio. Adesso concludo. Concludo in questo modo. C'è un proverbio che dice: tra il dire e il fare c'è di mezzo, aiutatemi a concluderlo, il mare. Ok? Ma questo proverbio io non voglio sentirmelo dire, perché se mi definisco cristiano non va bene. Ok? Allora cosa faccio? Io questo proverbio lo cambio, lo modifico e dico: tra il dire e il fare
c'è di mezzo la fede. E ve lo spiego. Vi racconto soltanto un breve episodio della vita di Simon Pietro. Immaginate questa scena. Gesù si trova sulla riva del lago di Genesaret e praticamente parla alle persone che sono si sono radunate attorno a lui. Accanto a sé ha due barche che erano appena tornate dalla pesca notturna. Stavano sistemando e pulendo le reti. Non so quanti di voi si sono trovati davanti a questa scena. Io, provenendo da una città di mare, da Siracusa, spesso andando nella zona del porto mi ritrovo delle scene dove i pescatori puliscono le reti dopo che sono tornati dalla pesca notturna. Cosa accade qui? Gesù a un certo punto dice a Simone: prendi il largo e getta le reti. Cosa risponde Simone? Ve lo ricordate questo episodio? Cosa risponde Simone? Leggiamolo insieme. Vi invito ad aprire la vostra Bibbia nel Vangelo secondo Luca, capitolo 5, versetto 5. Luca 5, 5. Guardate cosa dice. Simone gli rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Cosa stava dicendo qui Simone? È come se stesse dicendo a Gesù: tu sei un maestro nella predicazione della parola, ma non hai esperienza nella pesca. Quindi come puoi dire a me di buttare le reti, vai all'arco e buttare le reti di giorno, quando noi ci siamo affaticati durante la notte e non abbiamo preso nulla? Però cosa succede? C'è un però dopo. Continuiamo. Cosa dice? Però, secondo la tua parola, getterò le reti. Cos'è accaduto a Simone? Cosa ha fatto? Cioè, Simone ascoltava la parola di Dio. Era lì che puliva le reti, ma stava ascoltando ciò che Gesù stava insegnando. Ma non basta ascoltarlo. Simone, se voleva vedere la manifestazione di quel seme, di quella potenza, doveva soltanto metterla in pratica attraverso la fede. Solo in questo modo Simone ha visto la potenza della parola di Dio nella sua vita. Se voi leggete il versetto 6, dice: e fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Avete capito un po' l'esperienza vissuta da Simone? Simone, cosa è accaduto nella sua vita? Si è manifestata la potenza della parola di Dio. Perché? Perché secondo la parola di Dio lui per fede ha operato. Ora, io mi sto avviando alla conclusione, gli ultimi 5 minuti e poi vi lascio andare. I bei sermoni, tutti i bei ragionamenti che noi facciamo, tutte le meditazioni che noi facciamo qui, non bastano. Carissimi fratelli e sorelle, non dobbiamo illuderci di essere a posto se io ascolto la parola e basta, sono a posto. No, non funziona in questo modo. Non bastano per poter sperimentare che cosa? La potenza della parola. Ora, io personalmente voglio vivere questa esperienza vissuta da Simone tutti i giorni della mia vita, lo voglio vivere. Perché potrebbe essere, io potrei dire a Gesù: guarda, per me è difficile perdonare il mio fratello, per me è difficile benedire colui che mi maledice, per me è difficile pregare per colui che mi perseguita. Eppure che cosa posso fare? Se voglio mettere in pratica la parola di Dio, lo posso fare attraverso la fede. Ora, è un discorso che sto facendo, per qualcuno può essere veramente un grosso problema, ma voi sperimentatela nella vostra vita attraverso la fede. Io voglio dire come Simone: Signore, secondo la tua parola io getterò le reti, anche se secondo me mi sembra impossibile, però getterò le reti. Ora, io desidero che nella mia vita, ma non solo nella mia, ma anche nella vita di ognuno di voi, possa vivere questa esperienza vissuta da Simone.
affinché in ognuno di noi possa manifestarsi quello, lo straordinario che vi è all'interno di questo seme straordinario, alla gloria e all'onore del nostro Signore e Re Salvatore. Amen. Adesso chiedo ai diaconi di passare per la raccolta delle offerte. Intanto noi intoneremo dalla nostra posizione l'inno numero 488. Canteremo l'inno 488 dalla nascita del sol. Ci alziamo in piedi per cantare l'inno 154, Quanta luce quando Gesù verrà. Thank you.
preghiamo. Padre eterno, così come abbiamo appena cantato, quanta luce, Signore, noi riceveremo da Te quando Tu verrai, oh Signore, quando Tu verrai che ci accoglierai per portarci insieme a Te nell'alto dei cieli, per presentarci il Padre d'amore. Sarai Tu stesso, Gesù, ad aprire le porte della città. Signore, desideriamo tutti i giorni della nostra vita sperimentare la potenza della Tua parola. Desideriamo, oh Signore, farlo attraverso la fede, perché secondo la nostra logica umana alcune cose per noi possono essere impossibili, ma secondo la Tua parola, oh Signore, io getterò le reti. Noi getteremo le reti. Grazie, nostro Dio, grazie per questa bella benedizione che abbiamo ricevuto da Te quest'oggi, e grazie perché hai accompagnato tutte le persone che in questo momento non sono qui presenti per diversi motivi, e che hai fatto sentire in loro il Tuo infinito amore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Riceviamo la parola del Signore dal Salmo 1, che attualizzo per voi. Felice l'uomo la cui allegria è nella parola del Signore, e su quella parola riflette giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. La grazia e la pace del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo siano su tutti voi. Amen.